Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi, giornata numero 19 del nostro viaggio, la prima del main event delle WSOP 2013, vi parleremo. Dell'avventura in incognito di una star NBA come Paul Pierce ai tavoli del $10,000 Omaha. Di cosa combinò quel discolaccio del pesca al Convention Center di Las Vegas. Di come i pochi azzurri che fanno soldi alle World Series dovrebbero comportarsi al rientro in Italia. Del record mondiale di Flaminio Malaguti e di come si è riuscito a vincere un ticket per il main event. Ma a proposito di main event, copertina doverosamente dedicata a Sergio Castelluccio, perché il 33enne di Avellino ha concluso il Day 1A del campionato del mondo di poker con uno stack mostruoso, 179.825 chip. D'accordo, il suo soprannome è Genio delle Tartarughe e in questo torneo di tartarughe ai tavoli ce ne sono molte. Ma Sergio, ma uno stack del genere come diavolo si costruisce? Per fare uno stack del genere bisogna avere ovviamente un po' di fortuna, innanzitutto la fortuna di capitare sul tavolo giusto per accumulare tante chips, perché trovarsi al livello 150-300, avevo già 150.000, quindi 500 big blind, devi per forza trovare la gente che diciamo tende ad overplayare, a giocare male le proprie mani. Poi il fatto di avere un tavolo facile ti dà la tranquillità di poter aprire tutte le mani di questo mondo, e quindi facendo questo hai la possibilità di trovarti negli spot giusti molto più spesso degli altri, di altri giocatori che magari trovano un tavolo un po' più duro. Credo sia un caso il fatto che sia sempre andato male alle World Series. Innanzitutto io ho giocato praticamente due volte e solamente il main. La prima volta nel 2010, ho giocato il Day 1D, c'era ancora all'epoca, Day 1D, ed uscì verso la fine del Day 1 con un cooler, avevo top 7 di capo, una mano molto forte, in un forbettato, l'avversario pigliò draw di colore, lo chiuse e mi mettemmo i resti al turn, quindi era un colpo imparabile secondo me quello lì. La seconda volta poi nel 2011 non sono venuto perché mi sono sposato, non potevo venire. L'anno scorso ancora Day 1, ancora sfortunato, un tavolo duro, mi capitò anche durante il Day 1 e andò male. Quest'anno invece ho fatto il Day 1A perché ero qua già da un paio di settimane, per cui sono arrivato anche con il jet lag smaltito, anche quello è bello, è un fattore molto importante. Questo fa sì che riesci ad essere concentrato fino alla fine, mentre l'anno scorso mi ricordo che stavo quasi dormendo sul tavolo verso gli ultimi livelli. Siamo sinceri, a meno che non arrivi qualche grosso risultato nel main event, la trasferta italiana alle WSOP 2013 rischia di rimandare tutti a casa in mutande. Per i pochi azzurri capaci di realizzare profitto, al rientro in Italia il dilemma sarà dichiarare o non dichiarare i soldi vinti? Hashtag at Vegas, twitta di soldi e frontiere il pro di Poker Club Alessandro Pastura. Hashtag tornare a casa con i soldi. Negli ultimi due anni che ho passato qua alle World Series, per mia fortuna sono sempre tornato a casa da vincente con un po' di soldini da spendere per me e per la mia famiglia, insomma. Tutte le volte appena arrivo in dogana alzo le mani, mi consegno al finanziere di turno e dichiaro quello che ho nella borsa.
Fino al momento questo problema quest'anno non si pone perché abbiamo fatto ancora zero in demoni. Però insomma abbiamo ancora il Menem, si sa mai. È come l'anno scorso, appena metterò piede in Italia mi consegnerò alla Guardia di Finanza. EndoMob è il nome di un sito internet inglese famoso per essere il più autorevole tracker di risultati ottenuti in tornei live. In una delle graduatorie di questo portale, quella per il maggior numero di bandierine ottenute nel corso di un singolo anno, davanti a tutti c'è un imprenditore ferrarese trasferitosi da molti anni a Las Vegas, che dismesse molte delle sue attività, ha sostanzialmente deciso di darsi al poker, con un approccio però diverso da quello dei pro tradizionali. Flaminio Malagutti gioca quasi esclusivamente tornei dal piccolo buy-in, 100-200 dollari circa, che però siano anche classificati da EndoMob. E a Las Vegas, specie in periodo di World Series, di questi tornei ce ne sono decine ogni giorno. Dura la vita, Flaminio? Io nella vita non faccio niente. Dormo tutto il giorno, mi sveglio quando voglio, chiamo il Fabio, andiamo a farci il cappuccino e poi dopo decidiamo cosa fare la giornata. Di solito andiamo a giocare a poker. L'attività sullo strip è un bar all'aperto e vendiamo quei tubi di plastica, quelli da un metro, e ci mettiamo l'alcol dentro e 24 ore la gente beve e viene a comprare il liquid crack, si chiama. Facciamo molto bene, non voglio dire la cifra perché dopo magari la finanza, hai capito, viene a rompere. Dicembre di due anni fa, 2011, parlavo con Fabio e guardavamo sulla EndoMob tutte le classifiche e ho notato che una classifica, quella dei cash, che non era una classifica abbastanza facile perché non era importante quanto costasse il torneo, poteva essere un torneo da 100 dollari o anche da 100.000 dollari o anche il main event, e l'importante non era di vincerlo ma di arrivare nel cash. Allora questa classifica è nell'anno solare, si conta da gennaio a dicembre e basta che fai i cash, e il record era di 39 cash ed era il record mondiale di tutti i tempi nella storia del poker. Allora ho detto con Fabio, io lo batto quel record lì, e Fabio fa bene, faccio la scommessa che non riesci a batterlo, e 5.000 dollari o mi vesto da scimmione per il World Series of Poker, scimmione arancione. E allora ho cominciato a giocare e ho giocato tutto l'anno e sono riuscito a fare 52 cash, uno alla settimana. E così adesso quello lì è il record mondiale della storia di poker di tutti i tempi. Quest'anno invece ho visto che c'era la classifica del Bluff Magazine, dei Deep Stack. Allora ho deciso di fare questa classifica sempre col Fabio, abbiamo fatto sta scommessa e il Fabio, e poi era successo un fatto che un giocatore la prima settimana aveva fatto due primi posti e aveva 348 punti e infatti il Bluff Magazine lo dava per scontato che l'avrebbe vinto lui, e poi io ho cominciato una settimana in ritardo perché ho fatto due World Series of Poker quella settimana e non ho giocato neanche un deep stack. Allora sono andato a giocare quello delle 3 del pomeriggio con 1200 persone e ho vinto il primo posto, 45.000, e allora da lì ho cominciato e tutti i giorni sono andato a giocare, e quel mattino io e Fabio abbiamo fatto la scommessa che dice lui, se tu riesci a vincerlo questo io mi butto dallo strato. Io dico, va bene, allora abbiamo la scommessa. E così ho giocato tutti i giorni e proprio l'ultimo giorno il secondo in classifica poteva ancora raggiungermi, però non è riuscito, e così ho vinto quella classifica lì e ho vinto la sedia per il main event. Ciao mamma, ciao papà, sono contento, sono arrivato uno. Alle star del cinema e dello sport il poker piace, perché è competitivo, divertente ed anche perché è un buon modo per riciclarsi e restare sulla cresta dell'onda quando si è a fine carriera. Ecco, a fine carriera magari c'è quasi, ma di attenzioni extra non sentiva sicuramente il bisogno Paul Pierce. Non l'ha presa bene, quindi, quando l'ho riconosciuto ai tavoli del 10.000 dollari Pot Limit Omaha a godersi la sua passione, il poker. Ma poi PP, che proprio in questi giorni passerà dai Boston Celtics ai Brooklyn Nets, ha capito. Mi ha stretto la mano, ha parlato del suo torneo e di come stesse giocando bene. E poi ci avrebbe pure concesso un'intervista, se i rigidi disciplinari WSOP e la security non avessero voluto altrimenti. Pazienza, magari sarà per un'altra volta. Oh, per la cronaca, Pierce gioca pure benino a Omaha. Paura di mettere i soldi dentro al piatto ne ha poca. Fa qualche errore di stack management, ma nel complesso si è visto fare di peggio anche da supposti poker pro. La sorte, però, ha voluto uscisse poco prima della bolla.
La sorte in questo torneo è stata nemica anche di Max Pescatori, ma poco male, al Pirata di Poker Club resta ancora il main event per chiudere in bellezza. Intanto facciamoci raccontare di quanto sia stato discolo la prima volta che venne a Las Vegas per lavoro. In Maxima Vegas ci spostiamo al Las Vegas Convention Center. Las Vegas è famosa per le convention, quindi le fiere. Io sono venuto a Las Vegas per la prima volta grazie al CES, Computer Entertainment Show. Io scrivevo per una rivista di videogiochi, The Games Machine, e sono venuto a Las Vegas per questa fiera che c'è a febbraio tutti gli anni. Dopo aver fatto il check-in ero bello contento di andare in fiera. Poi però ho trovato la Poker Room e io per 7 giorni non sono andato in fiera, quindi ho rischiato di essere licenziato dall'altro lavoro, ma praticamente Las Vegas mi ha risucchiato e probabilmente non sono l'unico che a Las Vegas è arrivato per andare in fiera, ma poi non c'è mai arrivato perché è restato nei casinò. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani per scoprire quante volte si può attraversare l'oceano durante una singola campagna World Series. See you tomorrow, guys!